tante volte l'ho sentita lontana, e pensare a quante volte gli avrei voluto parlare di me, chiederle almeno il perché dei lunghi ed ostili silenzi e di quell'arbitraria indolenza. Oggi parliamo di un altro libro, libro scritto a quattro mani in maniera anche molto particolare, perché non è scritto a quattro mani da due persone che si vedono ogni giorno e che vivono uno accanto all'altro, scritto da due fratelli che sono divisi da tutta Italia, quindi scritto da Conversano a Torino. Il frutto di questo connubio è un bellissimo libro che ci racconta di un periodo molto particolare, ci racconta della forza delle donne, ci racconta del rapporto tra madre e figlia, ci racconta dei rapporti d'amore e non, anche di violenza. Loro sono i fratelli Antonella e Franco Caprio. È una storia che molti hanno definito questo un romanzo che analizza, che fa luce meglio su un periodo storico ben preciso, che va dagli anni 20-30 fino agli anni fino a dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, la liberazione e così via, anche se poi fino ai giorni nostri, insomma, chiaramente. Bisognava raccontare qualcosa che non fosse stato scritto e che non ci fosse sui libri di scuola. Io sono un insegnante e non si parla mai nei libri di storia di come le donne hanno affrontato la resistenza, ma cioè in modo concreto e sincero. Le donne sono state sfruttate dai partigiani e poi non è stato riconosciuto il loro valore. L'amore è il motore immobile di tutte le nostre azioni, e l'amore è visto come passione anche ideologica o politica, anche se noi descriviamo un eroe minore, anzi un non eroe, perché la nostra protagonista Rina inizia e decide di diventare partigiana e quindi di entrare nelle file della guerriglia partigiana non per un ideale, perché lei proviene da una famiglia cattolico-fascista, ma per amore, perché lei si innamora di un giovane e come a volte capita la passione ci induce anche ad abbracciare le idee o i gusti delle persone che amiamo. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Immagine l'abbiamo scelto per un motivo particolare, un motivo che riguarda questo libro, questo fumetto. Io però preferisco chiamarlo libro perché dentro non ha soltanto disegni, ma dentro tanti contenuti e tante storie che, come dire, sono sottese alle storie che possiamo vedere. Si intitola Black Box 1, Futura Memoria. Gli autori sono Giuseppe Grossi e Mario Mon. Prego. Ci siamo ispirati all'Inghilterra di fine 800, ma con degli elementi tecnologici anacronistici, quindi è come se il futuro fosse successo prima, detto proprio in maniera semplice. E questo ci riporta al genere che è lo steampunk, quindi c'è questo genere letterario abbastanza di nicchia che è lo steampunk, che è appunto inserire elementi tecnologici avanzati in un'epoca passata. Questo per darvi proprio una fotografia del genere. Che cos'è Cronia? Ne parlavamo proprio l'altro giorno con Anna Maria, quando mi chiedeva in una sua domanda per un'intervista, ma la storia chi è il protagonista di questa storia? E in questo primo albo ci siamo accorti, poi veramente facendolo perché non era nelle nostre intenzioni, è proprio l'ambientazione, cioè la città è quasi un personaggio, così come tanti fumetti ormai parlano di supereroi, e Cronia non ha supereroi, c'è un superluogo che è questa città. I colori perché? Perché volevamo imprimere alla storia un'atmosfera particolare, un'atmosfera vittoriana, e quindi richiamare quei colori arancioni, marroncini, che appunto rendevano indimenticabile quell'epoca. Quindi i colori sono stati fondamentalissimi. So, for once in my life, let me get what I want. Lord knows it will be the first time.
Giacomo Mazzarioli. Mio fratello, cosa si può dire? Mio fratello, per me è il mio maestro di vita, no? E è una persona che, se vede un cartello con scritto si prega di non usare il bagnoschiuma, si mette con le mani giunte, ringrazia il Signore, si inginocchia, no? È uno che quando stiamo giocando a prendi in due si finge morto per usare la tecnica che dopo viene a prendermi, ma siamo in due e lo vedo, come dire. È uno che si nasconde dietro le porte di vetro, è uno che dice a tutte le vecchie che sono molle, no, ogni volta che mi incontra dice che sono molle, non so perché. È uno che vede un cartello con scritto vietato calpestare l'erba, allora gira il cartello e poi la calpesta. Ecco, è una persona che vive veramente la vita, lo dico anche nel libro, come se fosse un'istantanea, cioè momento per momento. Lui fa una foto, poi la stropiccia, la lecca, la usa e poi la butta via e ne fa un'altra, no? Questa è la sua vita. E non per questo diciamo che è solamente un po' più incosciente, ecco, ha un po' meno filtri, cioè vuol dire, esempio, che se gli regalo una cosa al compleanno e lui non la vuole, non è che dice, ah vabbè sì, bella, e poi si gira e fa, che schifo, te la tira dietro, ecco, questo è un po' il riassunto, cioè una persona che è, cioè nel presente è e vive. E questo diciamo lo invidio molto, però ecco, all'inizio non l'avevo capito, e tutte queste cose che faceva lui per me non avevano senso, no? Cioè io avevo la mia idea di successo, e poi arrivava sto tizio che se faceva ridere un suo amico esultava per 4 giorni, no? Io avevo la mia idea di amore, poi lui andava al cinema con la sua amica, tornava a casa e diceva che si era sposato. Io avevo la mia idea di vittoria, e lui mentre giocavamo a calcio si fermava a raccogliere le margherite e diceva che, cioè, quello è un attimo la sua vittoria in quel momento. E quindi è veramente, se vogliamo dire, la rivoluzione, cioè nella mia vita è stata la mia rivoluzione, ecco, copernicana. Senti Giacomo, ti infastidisce il fatto che questo libro possa essere preso come diciamo la bandiera, no, di una famiglia che ha una persona con un cromosoma in più? Sì, mi infastidisce, cioè, allora, un po' il mio idolo dell'ultimo anno è Duchamp, no, che ha detto non esiste l'arte ma solo gli artisti, no? E ho fatto un po' il ragionamento sul mio libro e un po' su tutto, cioè non esistono le tematiche, no? Ma solo le storie, cioè singole storie che uno racconta, e io penso che molte volte non abbiamo bisogno di sapere cosa stiamo leggendo, no? È un giallo, è un rosa, è una biografia. Mi immagino il libro che dopo presenterà Alessandro, che è una biografia, credo, no? Mi sbaglio. Sì, di Bellinelli. Non so nulla. Guarda che a volte dicevo ai presentatori, anche tu potessi scrivere un libro e ne avrai già scritti 4, quindi non so, da una biografia, noi perché vogliamo sapere che è una biografia? Perché ci mettiamo in modalità biografia. Invece da una biografia possiamo prendere la prima cosa, può diventare un romanzo rosa, no? E il mio può essere letto in qualsiasi metodo. E quelli che dicono, ah, quindi parli dei Down. No, assolutamente, io metterò la parola Down tipo 4 volte in questo libro. Io parlo di mio fratello e basta. Sempre Dave Eggers mi dice, il libro è come la muta di un serpente. A un certo punto il serpente la lascia, ma non perché l'ha deciso lui, perché quello è il momento di lasciare la muta. E poi chi la prende, la prende. La prende un ricercatore, la usa per i suoi studi. La prende un collezionatore, la usa nella sua collezione. La prende un giovane e la lascia lì. Ecco, e quindi in questo io ho solamente detto la mia storia. Cioè, non sono qua a dire, è giusto conoscere il diverso. Oppure dovete avere rispetto delle persone più deboli, non sono assolutamente a dire questo, vi dico, nella mia storia conoscere mio fratello è stata cioè entrare nel mondo di mio fratello è stata una figata, cioè incredibile, mi ha riempito la vita e lo fa costantemente ogni giorno. Quindi com'è funzionato, no? So turn on happy bring down. Government, they don't speak for us. Alessandro Mamoli. Proprio una faccia da poker, è quello che contraddistingue Marco Bellinelli, questo grande giocatore dell'NBA, questo campionato, il più grande campionato del mondo, quindi il campionato che si svolge in America, e appunto è la sua faccia, quindi come una faccia di un giocatore di poker che
non cambia mai, quindi è assolutamente impassibile, però credo che abbia anche qualche altro significato che è meglio che ci spiega Alessandro. Quando lui fa una giocata in campo, la sua faccia non cambia, cioè lui fa una difesa, una schiacciata difesa schierata contro una partita contro i Philadelphia 76ers, una roba che fa scattare in piedi tutta la sua panchina. Avete mai visto quando esultano quelli della panchina che si tengono perché rischiano di entrare in campo? Lui scende dopo aver schiacciato e ha la faccia così, butta una palla in tribuna, ha la faccia così, segna un canestro da tre punti decisivo, ha la faccia così. E il termine poker face, che non è difficile da tradurre, in realtà gli americani lo utilizzano proprio anche nel linguaggio. Quando uno dice che hai la poker face, non me la conti giusta, cioè non vuoi mostrarmi le tue emozioni. Fulvio Frezza, intanto che si preparano, vieni vicino a me, facciamogli un applauso, così facciamo due chiacchiere su questo Canzoni del Tempo. I Canzoni del Tempo sono in realtà dei racconti veri e propri, racconti di fantasia scritti da me, che cercano di raccontare un po' quelle che sono le mie passioni, che sono un po' le passioni di tutti. Per prima la passione per la musica, perché io scrivo fondamentalmente ispirandomi attraverso la musica. C'è tempo, così canta Fossati, ed è così che la pensiamo tutti. C'è sempre tempo. Da quando per la prima volta pronunciamo la fatidica frase, continuiamo a pensare che fra un minuto, fra un'ora, un giorno, faremo quella cosa che abbiamo sempre rimandato. C'è tempo per scrivere, per mettere in ordine, per ricordare. E invece non è così, perché nel momento stesso in cui ci accorgiamo che un ricordo si è smarrito, avvertiamo la sottile malinconia del rimpianto per la perdita. L'amore che strappa i capelli è perduto ormai, non resta che qualche sogliata carezza e un po' di tenerezza.